Ma nel primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo, giocando anche in velocità e creando anche situazioni potenzialmente anche pericolose, insomma. Sono stati un paio di interventi di Perucchini, forse una contestazione su un fallo di mano in aria, su una conclusione di Ferrari, un salvataggio sulla linea, poi però un pochino siamo calati. Il Teramo ha avuto un atteggiamento molto prudente, molto giudizioso, si è chiuso sempre con 4 più 1, praticamente si schieravano con un 5-4-1 negli ultimi 25-30 metri. Nel secondo tempo non siamo riusciti a fraseggiare in velocità, non era facile, no? In quelle situazioni non è facile né per noi né per qualsiasi altra squadra. E poi qualcuno è pure calato, qualcuno ha chiesto pure il cambio, insomma è... E nell'economia dei cambi non c'era neanche Cernigoi, che stanotte ha avuto un problema, un'indisposizione, e quindi siamo dovuti ricorrere un po' ai ragazzi. Però è un risultato che dobbiamo accettare, perché comunque la partita l'abbiamo fatta, non è stata bella come l'ultima che abbiamo giocato. Il Teramo ha giocato per un obiettivo importante, per non perdere la partita, ha giocato con molto giudizio, con molto accorgimento, senza mai rinunciare, però noi abbiamo cercato e abbiamo provato in tutti i modi a vincere la partita. Consento questa domanda e poi lascio i colleghi, gliela voglio fare questa domanda, quindi mi risponda meno. A me non è piaciuta molto la gestione dei cartellini da parte del direttore di gara e anche di qualche situazione. Ma non lo so, ha fatto delle scelte, sì, ma anch'io la penso come lei, però poi cioè, ha visto così in campo, quindi serve veramente a poco. Diciamo che tutto sommato le ammonizioni hanno influito poi sulla gara, perché lei poi Ferrari era nervoso, lo ha sostituito, Clemenza è ammonito, lo ha sostituito. Lo so, però non è che possiamo sempre attaccarci a queste cose. Questo è l'arbitro che ci ha arbitrato con la Vispesola in casa, ci fu un episodio molto eclatante, gol annullato a Dursi, ma voglio dire, non è che si fa apposta a sbagliare. Sì, anch'io ho avuto quell'impressione che in alcune situazioni un paio di falli di mano a noi li ha fischiati, a loro no. Bernardotto ad esempio su questi palloni sporchi, alto, lui prende posizione, un po' di falli li ha commessi, però poi puntualmente non è questo che ha determinato il risultato. Il pareggio sostanzialmente è un risultato giusto per quello che le due squadre hanno fatto in campo. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi, ma man mano che passavano i minuti abbiamo perso un pochino di lucidità e di velocità, ma perché gli spazi erano molto intasati e non siamo riusciti a trovare la combinazione giusta o lo spunto giusto. Però ci abbiamo provato sempre, abbiamo sempre alzato il baricentro, abbiamo provato a spingere. Forse dovevamo fare gol nel primo tempo, dove 3-4 situazioni importanti giocando in velocità le avevamo create. Ecco mister, il Teramo dove vi ha messo più in difficoltà, soprattutto sul pressing? Ma no, nella pressione no, a un certo punto hanno più portato pressione, hanno fatto densità negli ultimi 25-30 metri, la partita è rimasta sullo 0-0 in equilibrio e non è facile trovare gli spazi, anche perché noi nel frattempo non abbiamo fatto benissimo con qualche elemento nel reparto avanzato, non siamo riusciti a dare sempre velocità al gioco, questo. Mister, io le chiedo, buonasera, le chiedo intanto la scelta di non far giocare Frascatore, perché spesso vedevo che Dursi cercava la sovrapposizione di Verri, ma Verri non andava. Ci sta che il ragazzo magari non faccia una partita brillante, però perché quella scelta lì e non farlo entrare, visto quanto ha fatto prima? Ma poi nel gioco dei cambi e delle ammonizioni a un certo punto abbiamo aspettato, ma non è che il Pescara è Frascatore vero lì, cioè, qui entrano in campo 11 giocatori, noi abbiamo un gruppo che più o meno con caratteristiche diverse, tutta alla stessa altezza. Frascatore aveva giocato l'ultima partita finendo con i crampi, comunque abbiamo rigiocato dopo 4-5 giorni e quindi sul piano delle scelte a volte mettere un giocatore un po' più fresco è una scelta che si fa solo per quel motivo, non perché ci sia chissà quale differenza di rendimento, ecco. Mi piace soprattutto mister perché poteva essere l'occasione, visto che Mentella aveva aperto, cioè se no vabbè giocherà, però. Il pareggio noi lo dobbiamo accettare perché ci abbiamo provato in tutti i modi, non sempre siamo stati lucidissimi e veloci nelle scelte, però abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove probabilmente ai punti avremmo meritato qualcosina in più, con alcuni episodi dubbi, insomma c'è stato anche un salvataggio sulla linea, ma proprio sulla linea di porta, che a volte fai quegli interventi di scivolata e fai autorete perché non era
2-3 metri dalla linea di porta, e quindi abbiamo creato, poi mano a mano è vero, non siamo stati così veloci e pericolosi davanti, però abbiamo sempre cercato di creare, di fare una manovra avvolgente che potesse destabilizzarli, ma loro hanno difeso con ordine, con tenacia, con molta determinazione, quindi alla fine è venuto fuori questo risultato, ma che noi dobbiamo accettare. Mister, questo pareggio quanto frena la rincorsa del Pescara? No, ma non frena nulla, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, qui non è che io analizzo le prestazioni, io non sono scontento di quello che la squadra ha fatto, ha cercato in tutti i modi, ripeto, molto meglio nel primo tempo perché siamo stati più freschi, più veloci, più rapidi nell'esecuzione, poi un pochino siamo calati in 2-3 giocatori. E poi nel gioco dei cambi, anche De Risi ha chiesto il cambio, Puntista ha chiesto il cambio e quindi durante la gara abbiamo dovuto cambiare, ma noi il pareggio lo dobbiamo accettare, ma non ci frena proprio nulla, ci sono 5 partite da fare.